Ciao fanciulli, questo è il video dei preferiti del mese di maggio. Vi dico subito che ci sono delle novità, quindi non è il solito video dei preferiti con i soliti prodotti, ci sono alcune novità. Cominciamo dalle banalità. Ecco, Carolina Stranutito. Urban Decay, la numero 2, la uso sempre, l'abbino sempre a tutti i miei ombretti preferiti o a quelli che voglio utilizzare. Visto che appunto la maggior parte sono colori chiari, li uso da abbinare ai colori che preferisco. Essendo appunto dei colori chiari e dei colori neutri, vanno benissimo da abbinare ad altri colori. Poi, come new entry, c'è questo che è della Pupa, che è un primer. Di questi ce ne sono tre. Allora, io ovviamente ho quello verde. C'è quello levigante per le pelli olivastre, c'è quello neutro per tutti i tipi di pelle e poi c'è appunto questo qua per le persone che hanno dei rossori. Mi trovo bene, l'inci non lo so e l'emeticone al secondo posto. Comunque l'inci non lo so e non cioè, diciamo che quando un prodotto sulla mia pelle funziona e non mi dà problemi, non sto lì a badare all'inci. Su alcuni prodotti è veramente impossibile trovare un prodotto perfetto, con un buon inci, soprattutto per appunto le basi, anche se so che ci sono delle basi, dei primer viso, senza siliconi. E so che ci sono appunto dei fondotinta senza siliconi, tipo quelli minerali. Però preferisco, se la mia pelle non ha problemi, quindi non ha nessun tipo di reazione e il prodotto non ha un ottimo inci, a me sinceramente va bene lo stesso. Sono più attenta all'inci magari per quello che riguarda lo shampoo. Sugli shampoo o sul balsamo sì, ma sul viso se non ho reazioni. No, anche perché con prodotti naturalissimi, tipo con l'olio di cocco, ho avuto reazioni pessime, quindi non sempre. Prodotto naturale vuol dire non avere reazioni. Ci sono persone allergiche al latte, che è il prodotto in assoluto che tutti noi mangiamo appena nasciamo, quindi avete capito quello che volevo dire. Comunque, mi sto trovando bene, anche perché quei giorni in cui non ho particolari imperfezioni e non ho voglia di applicare il fondotinta, ma ho solo i rossori da correggere, io applico questo, faccio una pushata sola, e appunto il colore è verde, proprio per contrastare il rossore, e rende la vostra pelle subito immediatamente liscia, levigata. E appunto diminuisce, si vedono di meno i pori e toglie i rossori. Questo qua va benissimo ovviamente come base trucco, però io la uso solo questa quando non ho voglia di truccarmi, di mettere il fondotinta, così copre solamente i rossori. E la cosa strana è che quando poi la sera andate a struccarvi sul batuffolo avete tutto il verde. Quindi fa un po' strano vedere sul batuffolo che voi avete appunto passato in viso, solitamente rosastro o grigio se è una città particolarmente con lo smog. Invece in questo caso avete il batuffolo verde. Comunque mi piace, mi è piaciuto. Invece quando voglio usare un fondotinta uso questi, che ormai li conoscete tutti, questo qua di Deborah in polvere, lo uso proprio come cipria, sia quando non ho voglia di avere. Carolina, Carolina, si mangia le unghie? Non deve. Sia quando non ho voglia di avere una copertura troppo eccessiva, o se no quando uso o la BB cream di MAC, o se no il fondotinta di Chanel, questo qua l'acqua, che è il B10, magari che ne so, l'ho messo la mattina, la sera invece di applicare un altro strato di prodotto, vado con questo qua di Deborah e sono a posto. Lo uso appunto come cipria o come fondo leggerissimo. Poi c'è una new entry! Yeah! Ce l'ho anch'io! Chi mi segue su Twitter lo sa, finalmente anch'io il Vamp di Pupa. Ho tre colori, ho il nero, ho questo blu scuro, blu intenso, blu notte e ho il viola. Tanto sentite le
le zampettine, le unghiette di Carolina, sono i colori più scuri della collezione, perché sennò c'è un blu elettrico, c'è un verde smeraldo che fa proprio le ciglia verdi e c'è il marrone. E sì, allora dovrebbero essere 6. Comunque io ho il nero, il blu e il viola. Questo è il 300, eccolo qua, ed è appunto, sto guardando cosa sta facendo Carolina sotto il tavolo, ed è questo il colore che qua sembra, vedete la luce del sole, qua sembra bello intenso, però vi assicuro che una volta indossato fa le ciglia scure con questo leggero riflesso blu e dona tantissimo agli occhi neri, agli occhi castani, agli occhi verdi, agli occhi azzurri. Dà appunto, come la famosa indigo, dà appunto questo riflesso verdastro all'occhio scuro, all'occhio verde e all'occhio castano, e ovviamente blu all'occhio azzurro. Quindi c'è ma non c'è, si vede e non si vede, quindi mi piace molto. Fa le ciglia belle lunghe, le separa, le fa a ventaglio, soprattutto qua nella parte finale le fa vroom, ad ali, che mi piacciono moltissimo. Infatti chi mi segue su Twitter l'ha visto, ha visto proprio la foto di questo prodotto all'opera. Poi, cosa? La cipria, ok, è questa, è sempre lei, quella che minimizza i pori, è la Poreless Primed and Poreless di Too Faced. L'adoro, mi piace, ve ne ho parlato già mille volte, la trovate solo da Sephora, e appunto è trasparente, è incolore, serve per opacizzare, non colora, quindi non va a stratificare il vostro trucco, cancella veramente i pori e mi piace tantissimo. Poi sulle labbra c'è questa new entry che mi ha fatto impazzire. Quest'anno è l'anno dei rossetti, cioè tinte per labbra, e questi rossetti sheer, che sono una via di mezzo appunto fra il rossetto e il gloss. Questo colore molto lucido, molto luminoso, poi se volete vi farò il video solo dei rossetti sheer. E sono usciti i nuovi Miss Pupa, e questo è il 204, è quello che indosso ed è il colore in assoluto più scuro di tutti quelli che sono usciti, ed è questo bellissimo colore che è molto scuro. Vediamo se riusciamo a farlo vedere, eccolo qua, 204, si riesce a vedere, sì, questo è un colore molto scuro e rimane appunto molto luminoso sulle labbra. Ci sono sia opachi che con dei leggeri glitterini, che quindi danno più volume alle vostre labbra, e mi sono innamorata del colore. Poi subito dopo a questo video vi dirò, farò un altro video dove vi dirò questo a quale colore assomiglia, che tantissimi di voi mi avete chiesto, quindi dopo questo video registrerò il video dove vi farò vedere che questo è il dupe perfetto di un altro rossetto che vi ha fatto impazzire e che tantissime non hanno mai trovato. Questo appunto è il nuovo Miss Pupa. Poi il blush uso sempre lui, l'Orgasm di NARS. Sì, tantissime me l'avete scritto, anche la mia amica Vanessa mi ha aiutato. Allora, il dupe in assoluto, il colore più simile che io sono riuscita a trovare, e che appunto l'ho trovato grazie alla mia amica Vanessa, è quello di Kiko, che è il 103, sì, o 130, no, 103, e li abbiamo visti insieme e sono swatchati, sono veramente identici, quindi se volete un dupissimo dell'Orgasm di NARS, in assoluto fra tutti quelli che ho visto io, il Kiko 103. Poi che cos'ho qua? Ombretti, quelli che uso di più, ve l'ho detto, la palette NARS, buonanotte, la palette Urban Decay, la Naked 2, e poi sono questi due. Uno è, ve l'ho già detto nell'altro video, ok, vi faccio il video tutorial. Questo è il CoverGirl, il 530, è questo borgogna, questo vinaccia, qua dice Aubergine Queen, quindi questo melanzana con questi glitterini viola,
ed è o era, non lo so, l'ombretto preferito da Giuliana Makeup Delight. E l'altro invece è questo, che è Lakshmi, che è questa dea indiana, mi avete detto, che è questo, che ho trovato dentro la Glossy Box di qualche mese fa. Questo è il 9602, eccolo qua, che è questo grigio che tende appunto all'azzurro, ed è il colore più simile. Ecco qua, non si riesce a vedere che c'è la luce. Il colore più simile che sono riuscita a trovare del mio ombretto in assoluto preferito, che è il Glamour Castle. Questo è di MAC, che non fanno più perché era un'edizione limitata. E questo è il colore più simile che sono riuscita a trovare. E mi trovo benissimo con tutte e due. Poi ombretto, ombretto. Questi. Mi piacciono tantissimo in questo periodo. Come adesso. Palpebra sui toni del, cioè, occhio, palpebra mobile sui toni neutri e riga colorata. Adesso vi farò il tutorial, giuro. E una delle matite che sto usando di più in questo periodo è questa, che è quella di MAC, la I Def Cyan, che è questo turchese, però ci sono tantissimi turchesi di tantissime marche. Ci sono. Invece per il viso sto provando un prodotto nuovo, che è della Caudalie, che è Vin Source, è la crème sorbet idratante, è per pelli sensibili, e questo che è un campioncino, che anche questo ho trovato dentro la Glossy Box di qualche mese fa, non mi ricordo, lo sto usando ed è molto leggero, dice zero parabeni, zero fenoxietanol, zero ptalati. TS, olio minerale, sodium lore solfate e ingredienti di origine animale. Di queste cose qua non ce n'è niente. E mi piace molto. Io uso sempre per il viso la Even Better, la cream, però in questo momento per me è un po' pesante, infatti la sento che suda sul naso. E so che è uscita la versione più leggera adesso estiva. Andrò a prendermela fra un po', e nel frattempo stavo usando questa come crema idratante e mi sono trovata molto bene perché è molto leggera, si sente proprio che è un prodotto leggero proprio per l'estate. Appena l'applicate sentite questa freschezza. La mia paura è sempre quella di avere un'allergia, perché tutte le creme nuove che provo mi fanno uscire brufolini. Ho riprovato ancora con un campioncino contorno occhi della crème de la mer, appunto contorno occhi, mi è uscito qua un brufolo. Quindi ogni volta che provo una crema nuova sono terrorizzata, invece questo qua ha superato la prova perché l'ho usato più o meno per 2 settimane, adesso ne ho ancora pochissimo per un paio di giorni. Quindi approvatissima, non so neanche quanto costa la versione grande. Questi sono tutti i prodotti preferiti del mese di maggio, adesso vi faccio il video di Dupe del rossetto e spero di esservi stata utile. Carolina, vieni, vieni amore, che saluti tutti, vieni via tatina, vieni, vieni amore, non viene? Vieni amore, vieni qua, tu amore, qua. Vieni mostro, non vuole venire, vabbè, con questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao fanciulli! Nel video di oggi volevo parlarvi dei prodotti preferiti del mese di aprile, giusto? Sì, ok. Allora, non vi dico niente, perché tanto è sempre lei.